Ciao a tutti ed eccoci qua in Animal Crossing New Leaf. Oggi ho deciso di introdurre un nuovo personaggio all'interno della mia cittadina. E quindi ho deciso di chiamarlo Artù, insomma, così come il re, diciamo. Ci introduco un personaggio maschile. Oh, Artù, mi sembra un nome eccezionale. Forte, eh? Sì, davvero un nome forte. Mi sembra perfetto per un ragazzo in gamba come te. Sì, lo sono. Cioè, non sono io proprio un ragazzo, però così. Faccio finta di essere in questo momento. È la prima volta, dimmi, vai spesso a Stratola? È la prima volta. Oh, oggi è la prima volta che ci vai. Beh, allora ti divertirai tantissimo. Ma dimmi, perché ci vai? Mi trasferisco. Vai. Oh, wow, davvero, che bello. Ma se questa è la prima volta che ci vai, significa che non hai ancora un posto dove stare. Ne troverò uno. Ho capito. Quando sarai là, ti cercherai una bella casa. Beh, mi sembra una buona idea. Spero che troverai il posto perfetto per te, che ti divertirai un mondo nella tua nuova città. E che ti divertirai il mondo nella nuova città. Ok. Annuncio, siamo in arrivo alla stazione di Stratola. Stazione di Stratola. Oh, guarda, stiamo per arrivare a Stratola. Che bella chiacchierata. Grazie, era da tanto che non facevo un viaggio in treno così piacevole. Ok, allora buona fortuna, Artù. Ciao. Oh, ciao, 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 ciao. Ciao, Girolamo. Arriva il treno, arriva il treno. Wow, wow. Arriva Stratola, stazione di Stratola. Siete pregati di scendere. E vediamo un po' com'è questo Artù in base alla chiacchierata. Benvenuti a Stratola, vi auguro un piacevole soggiorno. Benvenuto a Stratola. Tu devi essere Artù, no? Ho un messaggio per te. Mi hanno detto di mandarti al municipio non appena ti avessi visto scendere dal treno. Ecco una mappa della città. Usala per raggiungere il municipio. Ok, andiamo subito al municipio. Lo conosco bene il municipio, vai tranquillo. Con il mio personaggio, lo conosco benissimo. Eccolo, qua. Andiamo, 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 andiamo. Ciao, giovane. Che storia, un nuovo vicino. Tu devi essere quello che si è appena trasferito qui. Mi chiamo Brina. Piacere, sono la diva numero uno di questa città. Mamma mia. Brina. Oh, non ho niente. Cioè, cercavo la pala e a forza l'abitudine, invece ancora non ho niente. Ok. Ciao, Fufi. Oh, tu sei Artù, giusto? Benvenuto a Stratola. Questo è il municipio dove offriamo diverse servizi ai cittadini di Stratola. Io sono Fufi e lavoro qui. Sono anche la segretaria personale del sindaco Alex. Se hai bisogno di aiuto, chiedi pure. Sarò lieta di aiutarti. Per iscriverti nel registro dei residenti della nostra città, ho bisogno di sapere dove abiti. Hai già trovato casa? Finché non mi dai un indirizzo, non posso completare le pratiche. Va bene. Andiamo da Emnok. Va bene, ok, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo da Imnook. Così, giusto per creare un nuovo personaggio. Anche se giocherò quasi sempre con il mio vero personaggio. Oh, qui c'è un annuncio, vediamo. Oh, domani si terrà la pesca. Andiamo, andiamo da Imnook. Oh, c'è i saldi anche... C'è i saldi anche dalla griffa. No, devo cambiare subito personaggio. Non posso stare qui. Ah no, da Imnook. Ciao Imnook, ciao 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 ciao. Sì, sono l'ultimo arrivato. Fufi al municipio, per tu? Sì. Ho deciso. Ma non so dove ho deciso. Andiamo, andiamo. Boh, la casa la metto... A parte di sotto, a parte di sotto c'è più spazio. Ehi, aspettami. Ma corri, Imnook. Dai, su, 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 su. Aspetta, erbaccio. Anche con il secondo personaggio, quando vedo l'erbaccia, mi piglia subito la voglia di strappare. Qui, 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 qui. Qui vicino alla Iola dei Fiori, qua. Va bene, è così che vuoi costruire... sì, sì, sì. No, no, aspetta. No, ho sbagliato, ho premuto B invece che A. Va bene, dai, 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 lo so, qui. Va bene, così, sì, sì. Vai, ci siamo. Oh, è perfetta, è perfetta.
Bene, bene, ottima scelta. Ci vorrà un po' di tempo per costruire la tua casetta. Intanto delimitiamo l'area, certo. Più che tempo, ci vorrà un sacco di soldini. Uffa, che fatica a fare i conti. Va bene, Imnuk. Vai. Ah, immaginiamo che ti serve un po' se... ora mi mette la tenda e via. Ah, in che senso la casetta delle lettere? Speriamo che non cada. Accidenti, ma cosa mi hai messo? Il cartone me l'hai messo. Andare a fuffi per scrivere. Oh, andiamo a registrarci, dai, su. Abbiamo una tenda. Questa è una nuova abitante, Fiorella. Oh, non ci credo di aver avuto ancora il piacere di parlarti, giusto? Oh, ma certo, sei appena arrivato. Ti chiami Artù, vero? Tanto piacere, sono Fiorella. Già incontrato gli altri abitanti della città, sono tutti deliziosi e ti consiglio di passare un po' di tempo con ognuno di loro. Bow! Ciao. Andiamo. Da Greta. No, da Fuffi, questa è Greta. Oh, Fenicia. Ciao, Fenicia. Ciao. E andiamo da Fuffi a iscriverci. Bentornato, allora, hai trovato un bel posticino per costruire la tua casa? Sì, e che posticino? Yeah, fuffissimo, che bella notizia, per ora abiti in un alloggio provvisorio, giusto? Spero la casa vera e propria sia pronta al più presto. Bene, torniamo a noi, ho preparato tutto per la tua iscrizione, ma ho ancora una cosa a chiederti. Attenzione, quando è il tuo compleanno? È oggi. Che giorno è oggi? Oggi è... 21. Ma facciamo 23 novembre, dai, giorno di porta fortuna. 11. Ok. Oggi mentre registro il 21, quando si guarda il video è il 22, dai, facciamo un giorno dopo e via. E vai. TDC, tessera del cittadino, contiene informazioni più aggiornate sul tuo profilo. Ok, grazie. Ulla. Questa è un'esperienza nuova per me, la prima volta che creo il secondo cittadino all'interno del gioco. Ottimo. Yeah! E vai, da oggi sono ufficialmente cittadino di Stratula. Puoi salvare i tuoi progressi e di gioco e abbandonare la partita in qualsiasi momento. Sì, lo sappiamo, grazie. Attenzione, cittadini, oggi si tiene il torneo di pesca. Oh, vedi? Ok, allora devo andare. Quanti soldini ho? Zero, giustamente. Ok, allora prendo un po' di mele. Devo comprare un po' di robine. Oh, fioracci. Aspetta, no, i funghi li vorrei prendere con il personaggio principale. Ok. Mele. Mi serve uno, due, tre, perfetto. Limoni, uno, due, tre, sì, là. Ok, pomi. Ottimo, andiamo a vendere qualcosa. No, ancora chiuso. Ah no, pensavo fosse chiuso sempre. In realtà è aperto. Benissimo. Ciao Alpa, ho una cosa che dovrei venderti. Oh, ciao Mirko, cosa mi hai portato oggi? Potresti dare un'occhiata a questo registratore? Ok. Vedi, qui si scambiano anche tra loro. Si scambiano gli oggetti, eh? Ok, ciao. Salve, noi ci siamo ancora presentati, vero? Mi chiamo Mirko, insieme a mio fratello gestisco i magazzini Marco e Mirko in via degli acquisti. Se hai tempo vieni a farci visita qualche volta, sono contento di averti conosciuto, ciao. Benissimo, sì, dovrei venire a comprare pala e robe varie così. Scusa per averti fatto attendere, benvenuto nel nostro negozio. Ok, il nostro... sì, lo conosco. Va benissimo, grazie Alpaca. Allora, vorrei comprare le mie cose. Vorrei vendere un po' di cose.
1, 2, 3, 4. E anche il fungo, vai. Oh, benissimo. Andiamo, andiamo a vedere se... Oh, si è buiato tutto. Andiamo a vedere se posso acquistare... Ora è buio perché c'è... Sta caricando. Se posso acquistare qualche cosuccia da Marco e Mirko. Siamo proprio ai primi passi, eh? Un tuffo nel passato di qualche anno fa. Cioè, non proprio tuffo preciso, perché comunque la città è proprio a un buon punto ora. Però a livello di monetine, sì. E di casa, sì. Sì, è la prima... Grazie, guarda come sono gasati per il nuovo arrivo. Allora, mi servirebbe la pala. La compro. E a proposito, sai come cosa... Sì, sì, lo so. No, ma lo so. Non fa niente, grazie. E poi... Ma, compro anche la fionda. Va benissimo. Sì, sì, so anche come si usa questo oggetto. Grazie, grazie. Non fa niente. Ok, ho comprato due oggetti alquanto interessanti. E andiamo. Soprattutto la pala interessante. Vorrei andare a vedere la tenda, perché non mi ricordo nemmeno più come è fatta la tenda. Che giornata di riscoperte. Di riscoperte, sì, 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 sì. Andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo alla tenda. Oh, vedo che... Cioè, ho notato già da qualche giorno che gli alberi sono arancioni. Quindi tra pochissimo inizierà a nevicare, il momento in cui arriverà l'inverno. Ah, la tenda è qua. La tenda è qua, la tenda è qua. Eccola, la tenda. Scusa il disturbo, Artù? Sì? Sì, dici? Wow, che emozione, come se tu fossi in campeggio, no? Anch'io ci andavo da piccola, che nostalgia. Accendevamo un bel fuoco e cucinavamo tante cose buone. A volte facevamo anche i popcorn. Ricordo che venivamo sempre un po' bruciacchiati. Ma sono cosa? A me sembravano deliziosi! Oh, no! Che succede, Fuffio? Mi sono lasciata trasportare dei ricordi e mi sono persa di nuovo. Scusami tanto. Comunque, sì, Artù, ti ho portato una bella cosa. Vediamo che cosa ci ha portato. È una lanterna, ero sicura di averne vista una da qualche parte, così sono andata dal magazzino del municipio e l'ho trovata. Ho pensato che avrebbe potuto farti comodo, visto che adesso abiti in una tenda. Se tocchi, sì, va benissimo. Sì, queste cose le sappiamo fare bene, eh. Vai. Oh, si è sbloccato, sì che si è sbloccato. Niente, non si è sbloccato, era già sbloccata la tasca. Oh, bene. Sì, proprio sì, poi... Rivolgiti verso la lanterna e prendi A per accenderla. Ok, andiamo. Oh, benissimo, molto vecchia e non ero sicura che funzionasse. Bene, sembra tutto a posto. Ah, dimenticavo, se ti rivolgi verso la lanterna e tieni premuto A e mentre muovi... Ah, sì. Ci insegna a spostare gli oggetti, ci rinfresca. Va benissimo, Fuffi, grazie, grazie, molto gentile. Spostiamo la lanterna qua. E voilà. Oppure la spostiamo giù. Ottimo, perfetto. Benissimo, ci piace. Forte, la tenda, però. Tio, con Fiorella abbiamo chiacchierato. Vediamo un po' con chi potremo chiacchierare ora che... Ecco, ora che volevo chiacchierare non trovo più nessuno. Aspetta, forse Treta è sotto. Eccola. Ah, il nostro nuovo vicino, sei proprio tu, vero? Fresco, fresco di trasloco, Artù. Beh, del resto non è sorprendente, potrei scorgere una faccia nuova dall'altro lato della città. Io sono Greta, ma gli altri vicini mi chiamano spesso la signorina. So tutto io, ci picchia. Beh, io so davvero tutto, quindi lo prendo come un complimento. Vieni a parlarmi quando vuoi, spero di rivederti presto, Artù. Ciao, Greta! Fenicia dove sarà? Era Fenicia. Avrei gradito... Artù, eccolo qui. Questa è la tua tessera del cittadino. Avanti. Ah, c'è già il codice sogno. Che è il mio, credo. Ah, qui lui c'ha da riprendere tutto. Wow, benissimo. Un nuovo profilo. No, no.
Ora riprendo tutto, continuo di là che mi mancano sempre qualche pesciolino. Però mi piace avere un nuovo personaggio, anche un bambino all'interno della mia città. Se no ero sola soletta, come umana, poi insomma ci sono tutti gli animaletti simpaticissimi. Ma Felicia dov'è? Felicia! Andiamo, 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 andiamo. Peccato non c'era il retino o la canna da pesca. Anzi, facciamo una cosa, aspetta. Ci posso, chissà se ci posso andare. Penso di sì, è sbloccato, secondo piano del museo. E per vedere se posso acquistare magari la canna da pesca d'argento. Poi devo scoprire come passare. Sì, vabbè, penso di lasciarla. Come passarmi la roba da un personaggio all'altro, però penso sia semplice, basta lasciarla a terra, credo. Compro le mie cose. Voi come fate? Sì, sì, suggeritemelo se voi avete un secondo personaggio. Bene. Ecco, ho fatto un po' di gruzzolo. Andiamo, andiamo. Andiamo a vedere se posso acquistare qualcosa sopra al museo. Vai, 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 amico, vai, vai, Artù. Vai, vai, Artù. Che, in che grande città sei capitato, Artù. Bravissimo, hai fatto bene a venire. Non svegliamo Blatero che dorme, ha fatto la notte. Vediamo un po', c'è Celeste, anche lei dorme. Oh, la pala, mannaggia. Vediamo un po'. L'ho appena comprata, però, la pala. Oh, mamma, che succede? Chiedo scusa, stavo solo riposando gli occhi. Dunque, ah, tu abiti in questa città? Dico bene. A proposito, mi dici il tuo nome? Artù, bene, io mi chiamo Celeste, sono responsabile. Sì, lo sappiamo, grazie. Ma facciamo un'altra volta, vai, Celeste. Sì, volevo questa pala. Ci sto. Vai, così ho la pala d'argento. Yes. Woohoo. Che fortuna è tua, eh? Che fortuna. Stai godendo i benefici del lavoro di Alex, eh? Del sindaco, giustamente. Il sindaco è quello che deve scoprire per primo le cose, quindi andare all'avanscoperta e sgobbare quindi di più. Ottimo, allora, io direi che con questo nuovo personaggio, ditemi se vi è piaciuto, suggeritemi come passare gli oggetti da un personaggio all'altro se anche voi avete due personaggi. Detto questo, qui da Via degli Acquisti io vi ringrazio per aver visto il video, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ciao al prossimo video!